Ciao ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Amonkhet. Vediamo un po' cosa riusciamo ancora a ricavare da questa bellissima espansione. Meno, per ora si è dimostrata molto bella. Sono stato parecchio contento dello scorso episodio. E vediamo adesso la prova della forza come sarà. All'interno di questo monumento, il dio Ronas ha radunato svariate bestie selvagge per assaggiare la tua prodezza in battaglia. Il sibilo di... Oh, me lo sono perso. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. No, non hai capito. No, non hai capito. No, 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 non hai capito. Concedi il duello, sì. Allora, riprendiamo, come se non fosse successo niente. All'interno di questo monumento, il dio Ronas ha radunato svariate bestie selvagge per assaggiare la tua prodezza in battaglia. Il sibilo di miriadi di serpenti e i passi appena percettibili di creature munite di artigli ti suscitano un senso di inquietudine. Stringi con ansia la tua arma mentre ti fai largo tra i nemici ringhianti. Vediamo un po'. Ordalia della forza. Allora. Verde e blu. Ok. Serpopardo in agguato. Aggiungi due mana in colore alla tua riserva di mana. Ottimo. Puoi far entrare la visir dei molti volti nel campo di battaglia come una copia di qualsiasi creatura sul campo di battaglia. Tranne che se la visir dei molti volti è stata imbalsamata. La pedina non ha un costo di mana, è bianca ed è uno zombie in aggiunta ai suoi altri tipi. Imbalsamare. Cartiglio della conoscenza, è quello che abbiamo avuto prima. Incanta creatura che controlli. Quando il cartiglio della conoscenza entra nel campo di battaglia, pesca una carta. La creatura incantata prende più uno e a volare. Ok. All'inizio della tua fase principale pre-combattimento, rimuovi tutti i segnalini in ondazione dall'abbondanza dell'Uxa. Se non è stato rimosso alcun segnalino in questo modo, metti un segnalino in ondazione sull'abbondanza dell'Uxa e pesca una carta. Altrimenti aggiungi mana in colore, mana verde, mana azzurro alla tua riserva di mana. Ok. Abbiamo poco mana, però... Peschiamo una nuova mano, sì. E adesso abbiamo tutto il mana e niente di altro. Vabbè, proviamo a mantenerla. E vediamo cosa succede. Allora. Convergenza di Vermi sabbiosi. Le creature con volare non possono attaccare te o i planeswalker che controlli. All'inizio della tua sottofase finale crea una pedina creatura Worm 5-5 verde. Ah, ok. Che era forse Seth che aveva il serpente come aveva volto, non mi ricordo. Il servitore era unico che già conosciamo. Ma però la sua abilità qual era? Ogni giocatore pesca una carta quando muore, sì, ok. Sì, una terra base, ma noi ce l'abbiamo già un sacco di terre base qua. E facciamolo, dai, tanto.
Prendiamo una blu, dai. Questo ha bisogno di 4 per essere giocato, quindi vuol dire che il prossimo giro possiamo giocare l'abbondanza del Lux. Lui ci attacca, ci fa danno, ovviamente, perché noi siamo incapaci in questo momento di intendere, di volere. No, quello no, per fortuna. Spero, mi auguro. Speriamo di vincerla questa battaglia. Questo irascibile. Quando il Kudu irascibile entra nel campo di battaglia, metti un segnalino -1/-1 su una creatura bersaglio che controlli. Ok. Ok, quindi toglie quella 1-1. Cos'è questo? Gropparbusto calcante. Questo l'avevamo già visto in Kaladesh, se non ricordo male. Travolgere quando il gropparbusto calcante entra in campo di battaglia guadagni 5 punti vita. 3, 2, 5. Dovremmo farcela giocarlo. Sì. Però potremmo giocare l'abbondanza del Luxa. Però no, giochiamo questo, così evitiamo di prenderci altri danni. L'abbondanza del Luxa lo giochiamo poi dopo. Quando siamo un minimo più tutelati. Visir del Serraglio. Puoi guardare la prima carta del tuo grimorio. Ah, in qualsiasi momento. Puoi lanciare la prima carta del tuo grimorio se è una carta creatura. Puoi spendere il mana come se fosse mana di qualsiasi tipo che lan per lanciare creature, magie creatura. Ma è fortissima. No, io la voglio morta quella. Ok, quando l'ordalia della forza entra nel campo di battaglia, crea una pedina creatura bestia 4-2 verde. Quando un cartiglio entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, fai tornare l'ordalia della forza in mano al suo proprietario. Ah, è molto carina. Una bestia 4-2 verde. E poi potrei rifare. Ah no, non c'ho più il cartiglio. Vai, giochiamo questa intanto. Giocherei anche l'abbondanza del Luxa. Crea una pedina di creatura qua bestia 4-2 verde. Questa costa 2, questa costa 4. Ne ho 6. Sì. Oh, giochiamo entrambe. Questa è l'abbondanza del Lux. Ah no, non era 2, era 3. Stupido, non so contare. Vabbè. Avrei giocato comunque quella prima perché ho bisogno di difendermi un pochettino. E salterei l'attacco, sì, perché loro sono in maggioranza. Superiorità numerica. Chiamiatela come volete. E quello che non mi piace è lui. Ragno gigante. Oh. Giocherà tantissime creature sto pezzo di pezzi. Quello ha ragione. Cartiglio della conoscenza. Splendido. Più uno è a volare. Su cosa potrei giocarlo? Su questo contravolgere? Quello a raggiungere. Eh sì, facciamo così. Ok, gioco l'isola. Gioco l'ordalia della forza. Ok, e andrei ad attaccare con questo. Non blocca, ci sta perché così mi fa un pacco di danni. Se attaccasse. Attacca, non attacca, non attacca. Gioco un altro servitore unico. Crebbio, quanta gente.
O faccio una toccata e fuga sempre con lui con volare. Adesso dovrei poter pagare 3, 4, 7, sì. Ok. E poi metterei l'abbondanza del Lux. Non ho ancora ben capito se mi può essere così utile l'abbondanza del Lux, ma prima mi dice di attaccare anche con questo, ma vorrei tenerlo in difensivo. In difensiva. Ok, previene il danno da combattimento. Poteva andare molto peggio. Perché avessi giocato lui. Oddio, tocco letale. Però fin tanto che ho quello con volare sono tranquillo. Perché non me l'ammazza con il tocco letale. Però potrebbe costringermi a sacrificare una creatura per difendere quella. Ah. Ah. Io direi che appunto vado a difendere con le due bestie. Secondo me c'è qualcosa però per cui l'ha fatto. Infatti. A potenza è quello, sì. Ok, ho perso due creature per una sua. Non è per niente buono tutto ciò. Un Worm Sabbioso maggiore. Con forza pari o inferiore o a due? E questo, aspetta, però quanto mi costa questo? 7, mi costa tutto quello che ho. Giocherei questo, almeno per tutelarmi un minimo. Sì, andrei ad attaccare comunque. Fidato che posso farlo. Sacrifica ragno e avrà qualcosa in mano. Ho solo paura di perdere. No, forse aveva solo paura di perdere. Quello tocco letale, lo farei passare. Non ho niente che posso sacrificare così tranquillamente. Oddio, Colossipede! Credo che mi manterrò in difensiva fin tanto che non riusciamo a tirarlo giù con volare. Ah già, ha tolto l'inondazione e quindi mi ha dato del mana. Allora. Le giocherai questa? Sì. O giocherei i Worm sabbiosi. Ne giocherei questa. Perché devo giocare la tessitrice? Ne giocherei questa. Amici, sta anche la tessitrice. Ok, giochiamo anche la tessitrice. Vado ad attaccare con questa. Ma ogni turno me ne crea uno 5-5. È una bestia. Lampo. Ok. Va ad attaccare con tutto quello che ha praticamente. Allora. Io andrei a sacrificare un Worm qua. Questo qua e. No, aspetta, il verme. Usiamolo per andare in là allora. Ok,
Ok, non gioca niente. Perché ha mandato tutto alla morte? Ah, per pescare una carta, forse. Ho potuto attaccare solo con quello. No, ho capito il discorso di imbalsamare. Mi fa pescare un'altra carta, ok. Ruscello, ci sta. Posso giocarla quindi come copia del gruppo arbusto? Sì. Tranne il fatto che non ha l'artefatto sopra e quindi non ha volare. Avrei fatto meglio a giocarla come doppio del verme sabbioso. Giochiamo un'altra abbondanza deluxe a sto punto. E vabbè, la crescita inarrestabile non mi sembra indispensabile adesso. Andrei a attaccare con questo allora. Anzi, andrei a attaccare con un po' di tutto, dai. Andiamo a attaccare con tutto. Uno me lo uccide con quello, mi ucciderà questo di sicuro. No, mi uccide il serpopardo. Il ghepardo gli muore il servitore runico, peschiamo una carta entrambi. Però muore anche lui. 2, 6. Yeah! È andata anche sto giro. Meglio di quanto pensassi. Una luce all'altra estremità del monumento ti conduce ai piedi di Ronas, il dio della forza, dalla testa di serpente. Incrocia il tuo sguardo con fiera approvazione, il suo cartiglio affonda nelle tue mani con tutto il peso della sua gloria. Ottenendo 3 cartigli hai dissipato ogni dubbio. Intorno a te gli altri iniziati si fanno cenni con il capo. Sapete tutti cosa vi attende nell'ordalia dell'ambizione. Suppongo che ci metteranno uno contro l'altro a sto punto. Detto questo, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, grazie di aver visto questo video. Buona giornata.